Prosegue il ciclo La mafia è cosa nostra, a cura dell'Osservatorio Usura e del Comitato Resistenza e Costituzione, inserita nel programma di Sotto 18 Film Festival. Il 7 dicembre a Cinema Massimo, Don Luigi Ciotti è intervenuto alla proiezione del film Alla luce del sole di Roberto Faenza sulla vita di Don Pino Puglisi. Il 1 dicembre al Cinema Nazionale è stata proiettata la pellicola I 100 passi di Marco Tullio Giordana sulla testimonianza di Peppino Impastato, a cui ha assistito anche la referente regionale di Libera, Maria José Fava. Allora, la storia di Peppino Impastato ha tantissime valenze per i giovani. Una in particolare vogliamo sottolineare: la capacità di Peppino di cambiare. Lui nasce da una famiglia mafiosa e diventa una persona che lotta contro le mafie. Se ci è riuscito Peppino, sicuramente ci possiamo riuscire tutti noi.